corsa che ricorda i due grandi campioni del ciclismo italiano. È la corsa che ha lanciato atleti del calibro di Vincenzo Nibali. È la corsa che si corre sotto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. ER vince lo sport. È la settimana internazionale Coppie Bartali, organizzazione Gruppo Sportivo Emilia. Al via della prima giornata di gara, che prevede due semitappe a Gatteo, si presentano in 170 corridori in rappresentanza di 25 formazioni, tra le quali spiccano 4 World Team: il Team Sky, la Mitchelton Scott, la EAF Education First e la Movistar Team. L'arrivo della prima semitappa, come da tradizione, si conclude con una volata del gruppo compatto ed è l'atleta lettone Emil Liepins della Valloni Bruxelles a trionfare davanti a Riccardo Sacchiotti della Giotti Vittoria e Manuel Belletti dell'Androni Giocattolo. Al pomeriggio, come da tradizione, la cronosquadra di 13,3 km da Gatteo Mare a Gatteo, in Romagna. Cronosquadre che ha vinto il trionfo della Mitchelton Scott. La seconda tappa, come nelle edizioni precedenti, parte da Riccione per concludersi a Sogliano al Rubicone dopo 140 km di corsa, con un finale particolarmente impegnativo. È la tappa più dura, la tappa che di solito decide la classifica generale, è il giorno degli scalatori e tra questi il più atteso è sicuramente lo spagnolo Mikel Landa del Movistar Team. Mikel, una tappa con un finale molto molto duro. Sì, molto duro, no? Penso è la tappa chiave di questa settimana Coppie Bartali. La tua strategia per oggi? Oggi è seguire al più forte, no? Corsa si infiamma nel finale e attaccare sono l'australiano Lucas Hamilton della Mitchelton Scott e proprio Mikel Landa del Movistar Team con un'azione decisiva a 15 km dal traguardo. I due sprintano sul lastricato di Sogliano al Rubicone e ad aggiudicarsi la tappa è proprio Mikel Landa su quel traguardo che ha visto esultare un anno fa Bauke Mollema. Mikel, stamattina ci hai detto che saresti stato dietro al più forte, alla fine il più forte sei stato tu. No, anche quello che è venuto con me fino all'arrivo era molto forte. L'australiano Lucas Hamilton si consola con la maglia di leader ER, vince lo sport fino a stamattina sulle spalle del suo compagno di squadra Robert Stannard. La terza frazione di 166 km prevede la partenza e l'arrivo da Forlì, con l'ascesa per ben 7 volte alla mitica salita della Rocca delle Caminate. Una tappa nervosa che può favorire atleti del calibro di Simone Velasco, che in questo momento indossa la divisa di leader della Ciclismo Cup. Ieri ho cercato di anticipare, ho attaccato, ho cercato di fare ciò che piace a me. E non è andata a buon fine purtroppo, però la gamba c'è, quindi oggi è un'altra tappa adatta e cercheremo di dare spettacolo anche oggi. La tappa nervosa ondulata non riesce però a fare la selezione che tutti si aspettavano e a presentarsi sulla centralissima piazza Aurelio Safi è il drappello dei migliori su cui riesce a spuntarla proprio Simone Velasco. L'atleta classe 95 della Neri Sottoli, già vincitore quest'anno del trofeo La Iguaglia, batte allo sprint una cinquantina di atleti con Francesco Gavazzi al secondo posto e il danese Alexander Kamp al terzo. Simone, lo dicevamo stamattina al via, il ciclismo è strano, il ciclismo è una scuola di vita, dopo tanta oscurità si è accesa una grande luce. Sì, che luce, sono abbagliato proprio. L'intervista di stamattina ha portato fortuna e quindi vediamo di farle più spesso queste interviste. Sì, sto vivendo un momento magico e che ci voleva, mi serviva, serve a tutta la squadra, serviva a me. E bene, avanti così, guardiamo avanti, non molliamo e concentrati. La
Terza frazione di 171 km con partenza ed arrivo a Crevalcore è quella riservata tradizionalmente alle ruote veloci del gruppo. E tra questi il più atteso è Matteo Malucelli della Caja Rural. Matteo, per la volata hai battezzato qualche ruota? Ma credo che oggi non ci sia da battezzare una ruota in particolare, credo che già se riuscirò a fare il mio sprint sarà importante, poi magari saranno gli altri a battezzare la mia, no? Per una volta. Ma è un epilogo a sorpresa, dove a spuntarla è il belga classe 94 Ludovic Robé della Vallonie Bruxelles, che precede il danese Michael Bierg della Agens Berman e l'azzurro Jacopo Mosca in gara con la nazionale, protagonisti di una fuga nata dopo 10 dei 171 km previsti, sulla quale il gruppo a sorpresa non è riuscito a chiudere per una trentina di secondi. Tappa conclusiva di 153 km prevede un finale particolarmente impegnativo. Mikel Landa dovrà attaccare se vorrà strappare via la maglia di leader della generale a Lucas Hamilton. Anche oggi sarai alla ruota del più forte. Sì, si proverà. La tappa si svolge ad altissima andatura, ma nell'ultima ascesa che porta a Monte Gibbio il gruppo si presenta compatto. Ed è il bravissimo Mauro Finetto che riesce a portare l'attacco decisivo nella lunga discesa fino al centro di Sassuolo. Un finale a sorpresa nel quale l'atleta veronese, qui in gara con la nazionale italiana, ha conquistato il successo grazie a un attacco negli ultimi chilometri che gli ha permesso tutto solo di tagliare il traguardo con 3 secondi di margine sul gruppo ridotto a una trentina di unità. Un gruppo del quale faceva parte anche il talento australiano Lucas Hamilton della Mitchelton Scott, che così è andato a conquistare definitivamente la maglia verde chiaro ER, vince lo spot. L'australiano ha fatto su anche la classifica dei giovani in maglia Felsinio, mentre la maglia verde Sidi di miglior scalatore è andata a Giovanni Visconti, mentre il danese Alexander Kamp ha vinto la classifica punti maglia SLSMP.